Oggi con il video segreti di bellezza numero 2. Vi ringrazio tantissimo per i commenti che mi avete lasciato sul primo video, appunto mi è piaciuto moltissimo, visto che è una nuova serie, ho pensato di continuare a fare questo video che è la parte numero 2 dei segreti di bellezza e spero tanto che possano esservi utili. Il primo segreto di bellezza riguarda i capelli. Molto spesso ci ritroviamo con dei capelli sporchi, magari al secondo giorno sono già un po' sporchi, e di non aver voglia di lavarli o non aver tempo di lavarli. Appunto tutte voi conoscerete l'utilizzo dello shampoo secco, che però spesso e volentieri contiene ingredienti dannosi per i nostri capelli. Io ho scoperto invece una cosa: utilizzare del cacao in polvere, avete sentito bene, del cacao in polvere, per assorbire l'eccesso di sebo, profumare i capelli e dare volume ai capelli, come vedete qui nel video, nella dimostrazione. Soprattutto se avete capelli scuri, da media scuri, se avete capelli biondi non ve lo consiglio, magari utilizzate un borotalco, utilizzate una cipria, anche la cipria in polvere, la cipria caldì può essere utilizzata per assorbire l'eccesso di sebo. Se avete i capelli scuri, da castani a neri, potete utilizzare il cacao, che non farà altro che assorbire l'eccesso di sebo, profumare anche i vostri capelli e darvi un po' di volume. Insomma, i capelli non sembreranno così sporchi e potrete uscire anche senza lavarli, perché magari non vi va, siete ammalate o semplicemente perché avete dei capelli che si sporcano troppo in fretta. Quando siete in giro per negozi, immagino che in questo periodo natalizio in tante appunto siete in giro per negozi a provare rossetti, a provare ombretti, a provare palette, il consiglio che vi do per quanto riguarda gli swatch dei rossetti: non provateli qui sul braccio come si fa molto spesso, ma provateli sul polpastrello. Il colore del polpastrello è quello che più si avvicina al colore delle vostre labbra. Comunque, swatchandolo qui piuttosto che qui, avrete, o diciamo, uno swatch più fedele, più vicino al risultato che avrete sulle vostre labbra, piuttosto che provandolo in questa zona qui. Provate, fatemi sapere, perché molto spesso io non provo i tester, anzi non provo mai tester direttamente sulle mie labbra, perché è antigienico. Quindi provateli sul polpastrello, vedrete che avrete un risultato molto più simile a quello che avrete poi sulle vostre labbra. Un altro segreto di bellezza riguarda le ciglia. Tutte noi sogniamo di avere delle ciglia lunghissime, cerchiamo il mascara perfetto che ci faccia avere queste ciglia lunghissime, fortissime, effetto ciglia finte, ma molto spesso il nostro mascara ci delude e non ci dà l'effetto sperato. Cosa potete fare? Potete applicare della cipria in polvere libera prima di applicare il mascara e fare una passata e l'altra. Non farà altro che fare da effetto fibra per le ciglia, appunto le spessirà, le farà sembrare molto più folte, molto più lunghe, soprattutto molto più folte. Appunto vedrete in questa dimostrazione che vi metterò qui a fianco, appunto applico la cipria prima del mascara e fra la prima e la seconda passata, potete farlo anche fra la seconda e la terza, ma dopo sarebbe troppo eccessivo, e vedete che c'è una grande differenza fra l'occhio dove ho applicato il mascara, anche se ho già le ciglia lunghe e folte, e l'occhio dove ho applicato mascara e cipria. In questo modo, fatemi sapere, anche il vostro mascara più sfigato vi darà un effetto ciglia finte fantastico, e fatemi sapere se non ho ragione. A chi non è capitato di avere delle scarpe nuove che non riusciamo proprio ad indossare perché magari sono un po' piccole, o magari se sono in pelle non sono, o anche i capelli non sono ancora abbastanza morbide, magari non riusciamo a metterle, ci rinunciamo, magari anche i tacchi sono troppo appunto troppo scomodi, ci causano quelle biscicolette orribili. Cosa potete fare per rendere questi tacchi o queste scarpe un po' più morbidi e facili da indossare? Prendete un paio di calzini, scaldateli col forno, quindi rendeteli un po' caldi, indossateli al piede e poi andate in giro per casa con queste scarpe che vi danno fastidio, o questi tacchi o queste ballerine che vi danno fastidio, e vi dirò che già dopo la prima sessione, insomma dopo la prima oretta, con le scarpe al piede che vi danno fastidio si allargheranno subito e appunto potrete indossarle senza avere più quel dolore terribile che tutte ben conosciamo. Usi alternative per il
lassiamo labbra che non vogliamo utilizzare sulle nostre labbra o che non ci piace particolarmente, potete utilizzarlo con uno scovolino per fissare le sopracciglia proprio come una cera per sopracciglia, quindi terrà le vostre sopracciglia a posto e le fisserà e sarà proprio un sostituto della vostra cera, quindi avrete le sopracciglia a posto tutto il giorno con una minima spesa. Possiamo utilizzare il balsamo labbra o burro cacao, possiamo utilizzarlo anche per far durare il profumo più a lungo. Abbiamo sicuramente tutti un profumo che non dura a lungo, magari dobbiamo passare una giornata fuori e magari non vogliamo stare lì a spruzzare il profumo di continuo, vogliamo che la nostra essenza duri nel tempo. Cosa possiamo fare? Applichiamo appunto il balsamo labbra o burro cacao sui punti in cui appunto si applica normalmente, interno dei polsi, qui ai lati del collo, possiamo applicarlo anche dietro alle ginocchia, dove pulsa il sangue, appunto dove il profumo andrebbe messo, e vedete che applicando prima questo burro cacao e poi applicando dopo il profumo durerà molto di più. Provatelo e fatemi sapere. Altro segreto di bellezza che riguarda i capelli: può venirci in soccorso quando magari non abbiamo avuto il tempo di farci la tinta alle radici, quindi abbiamo qualche capello bianco che si vede, soprattutto se abbiamo i capelli scuri si vedono subito, o magari siamo giovanissime quindi non abbiamo i capelli bianchi, beati voi, però abbiamo l'attaccatura dei capelli non proprio omogenea, magari dei vuoti, dei piccoli vuoti o delle piccole zone dove abbiamo meno capelli, viene in nostro soccorso un semplice ombretto. Bisogna utilizzare un ombretto molto simile al colore dei propri capelli, in questo caso utilizzerò il nero, avrei potuto utilizzare anche un marrone molto scuro, nel caso in cui siate castane utilizzate un color marrone, nel caso in cui siate bionde utilizzate un colore quanto più vicino al biondo. Cosa potete fare? Potete appunto proprio con un pennellino da ombretto andare a riempire questi spazietti vuoti e vedrete che i capelli sembreranno molto più folti, e potete farlo anche a capelli sciolti a differenza di quello che ho fatto oggi, quindi nella vostra linea, e i capelli sembreranno il triplo del volume, soprattutto l'attaccatura dei capelli sembrerà molto più omogenea e sembreremo insomma dotati di molti più capelli. Tutti sappiamo che in inverno le labbra sono particolarmente secche, a parte esfoliarle con gli esfolianti che si comprano in profumeria o quelli che fate in casa, potete semplicemente utilizzare una bustina da tè, questo è tè verde, bagnarla sotto l'acqua corrente e poi andare leggermente ad esfoliare le labbra con questa bustina. Vi dirò, è il migliore esfoliante per le labbra che abbia mai provato. Non ho più le labbra secche, non utilizzo praticamente più gli scrub labbra, utilizzo soltanto questo metodo, appunto bagnando una bustina da tè, passandola delicatamente sulle labbra avrete un'esfoliazione veramente unica delle labbra. Utilizzo il tè verde che fa anche molto bene, non soltanto come rimedio per le labbra screpolate ma anche berlo fa molto molto bene. Altro segreto di bellezza riguarda la rasatura. So che molte ragazze non fanno la ceretta, io in primis, perché non perché io non voglia farlo, sia pigra o non sopporti il dolore, ma perché non posso, perché mi provoca la rottura dei capillari e appunto ho già diversi capillari rotti sulle gambe per la ceretta che facevo da piccola e adesso faccio soltanto la depilazione con rasoio, ma in tante sicuramente mi sapranno dire e mi potranno confermare il fatto che la rasatura fatta spesso non fa irrobustire i peli, però i peli risultano comunque un po' più duri, almeno al tatto, e molto spesso magari le gambe sono talmente secche che quando andiamo a depilarci, soprattutto in inverno, abbiamo la pelle secchissima, possiamo farci dei piccoli taglietti, quindi possiamo avere delle fuoriuscite di sangue, o magari le gambe sono secchissime dopo, soprattutto in inverno. Provate a depilarvi con l'olio di cocco. L'olio di cocco serve praticamente a tutto, io non ci credevo. Mettete l'olio di cocco sulle gambe e depilatevi, vi farà da prodotto che aiuta la rasatura, da idratante post depilazione. Appunto, quando risciacquerete avrete delle gambe liscissime, fatemi sapere se non è così, depilatevi con l'olio di cocco che è fantastico. Sempre l'olio di cocco ci viene in soccorso quando abbiamo i talloni screpolati o comunque i piedi secchi e screpolati, soprattutto in inverno. Cosa possiamo fare? Facciamo un bel impacco di olio di cocco, mettiamo i nostri calzini preferiti, dormiamo tutta la notte e la mattina ci sveglieremo con dei piedi che non sono morbidi, di più, morbidissimi, sofficissimi, e anche i talloni screpolati. Non esiste nessuna crema migliore dell'olio di cocco, fatemi sapere se lo proverete. Una soluzione per chi è sempre in viaggio è creare dei bastoncini struccanti da portare sempre con sé in borsa, soprattutto se magari siete delle truccatrici o semplicemente delle persone che si truccano abbastanza e si ritrovano durante il giorno col trucco sciolto e non vogliono utilizzare le salviettine che sono piuttosto aggressive. Cosa potete fare? Avete bisogno di cotton fioc,
Del vostro struccante preferito utilizzo questo di Puro Bio. Prendi il cotton fioc e vado a versare un po' dello struccante fino a che sia completamente imbevuto. Ecco qui il nostro cotton fioc struccante, li metto in questa confezione di ciglia finte che è ormai vuota, appunto la riempio e ho sempre con me questi bastoncini struccanti, comodi, pratici e in una confezione piccola da tenere sempre con sé in borsetta. Altro segreto di bellezza riguarda gli orecchini. Tutti noi sicuramente abbiamo perso qualche volta il fermo orecchino, non so come si chiami questo cosino per tenere l'orecchino saldo dietro l'orecchio, non so come si chiami, e molto spesso io non ho potuto indossare gli orecchini pur avendone tipo 10 paia perché non avevo fermo orecchini, chiamiamoli così. Potete farli homemade semplicemente con lo sfumino di una matita che avete a casa, una matita per occhi ad esempio, togliete lo sfumino che è fatto di questo materiale soffice e utilizzarlo come fermo orecchini. Adesso vi farò vedere, se state per uscire e non avete il fermo orecchini, appunto vi faccio vedere in questo momento, potete fermare l'orecchino semplicemente con questa spugnetta, vedete? Quindi in questo modo potete indossare i vostri orecchini pur avendo perso i vostri fermi orecchini, diciamo così. Quindi ragazze, questi erano tutti quanti i miei segreti di bellezza, spero tanto che questo video vi sia stato utile, vi abbia tenuto compagnia, fatemi sapere se volete altri video di questo genere, io vi mando un bacio, fatemi sapere nei commenti i vostri segreti di bellezza, vi mando un bacio e al prossimo video.